in rappresentanza degli abitanti della zona Cimara, ora chiamata gli abbandonati da Dio, perché sia questa amministrazione sia quelle precedenti per la Cimara non hanno avuto nessun interesse di poter aiutare i cittadini oppure di dare i loro diritti. Non chiediamo nulla noi, non chiediamo chissà che cose improbabili, noi chiediamo semplicemente di avere i nostri diritti, iniziando da un sistema fognario che è inesistente. Il sistema fognario da noi non esiste e ciò causa tutto il sistema degli allagamenti. Noi dal giorno 22 che siamo in mezzo all'acqua, che aiutiamo tra noi gli abitanti, perché chiamiamo la protezione civile di Fiumicino, al quale risponde che non ci può dare una mano. Chiamiamo il 118 e ci dicono che possono intervenire solo su alcuni casi. Noi da soli, noi cittadini, ci diamo una mano. E allora noi abbiamo bisogno di certezze. Ci troviamo dal 22 con l'immondizia davanti alle case. Rifiuti, sono frigoriferi, sono divani, sono letti, roba che è diventata rifiuto grazie all'alluvione che c'è stato il 22. Ci è stato promesso da una settimana a questa parte, ci è stato promesso che ogni giorno sarebbero venuti a ritirare questi rifiuti. Questi rifiuti non sono stati ritirati, anzi, sono stati ritirati solo alcuni, tra cui l'ultimo sabato sera. Fatalità, sono stati ritirati questi rifiuti soltanto sul percorso della maratona di ieri. Il resto è rimasto così. La Fiumara è in condizioni pietose. L'amministrazione, l'assenza dell'amministrazione comunale. Signor Vice Sindaco, mi scuso, lei non è venuto da noi. Il sindaco non è venuto da noi, non è venuto nessuno. Soltanto lontano. Regolamento chiede, è sospeso il consiglio, questo non è consiglio comunale. E comunque con giornalisti il regolamento scrive che i giornalisti sono fuori da questo. Ma adesso il consiglio non c'è, è sospeso. Noi ieri abbiamo formato un'associazione perché avremo un'unica voce tutti insieme, 334 famiglie, un'unica voce, e saremo presenti tutti i giorni perché ci dovete dare certezze, ci dovete dare i nostri diritti, perché noi paghiamo le tasse, paghiamo tutto, paghiamo l'immondizia, paghiamo l'IMU e poi c'è qualcuno che ci definisce abusivi. Su questa cosa lei ha messo. Io chiederei un tavolo al quale noi portiamo le dimostrazioni con le carte che non siamo abusivi, mentre invece voi non dovete portare le vostre carte che non avete, perché voi carte, sia voi che la regione, che dimostrino che siamo abusivi, non ce l'avete. Noi invece abbiamo le carte della regione dagli anni 30 che dimostrano che quelle terre sono state assegnate a queste persone, a questo ente. Quindi noi siamo stanchi, siamo esausti, noi oggi siamo venuti educatamente a parlare con voi, a chiedervi, a darci risposte concrete.